Benvenuti in questa nuova lezione. Questa nuova video lezione sarà dedicata all'età dell'illuminismo. Ne seguirà un'altra sull'illuminismo in Italia, ma iniziamo col dire che le date scelte 1689-1789 sono delle date, diciamo, un po' di comodo, come diciamo, fanno gli storici, non segnano in maniera precisa l'illuminismo. Possiamo dire che l'illuminismo si svolge per la sua gran parte nel Settecento. La mia scelta è ricaduta su queste date perché nel 1689, l'anno in cui diciamo, viene pubblicata, o meglio esce, l'epistola sulla tolleranza di Locke, e nel 1789 poi inizia la Rivoluzione francese, con la quale si chiude, diciamo, l'età moderna e ci si avvia verso l'età contemporanea. Però grosso modo l'illuminismo ovviamente è un movimento culturale tipico del Settecento, quindi lo collochiamo nel Settecento. Cosa dire a proposito dell'illuminismo? Beh, il termine illuminismo, che in tedesco si dice Aufklärung e in francese Siècle des Lumières, indica un periodo di profonda innovazione culturale, che trova il suo spazio, appunto tra la fine del Settecento, centrale in quest'epoca è il ruolo dato dalla ragione. L'illuminismo, cioè il lume della ragione. Tutti gli illuministi, che pur divergendo su alcuni aspetti, sono accomunati dall'idea che la ragione umana sia lo strumento principale mediante il quale venire a capo dei problemi dell'umanità, sia teorici che pratici. Non si può poi, parlando di illuminismo, non citare lo scritto kantiano risposta alla domanda che cos'è illuminismo. A questo punto lo si cita, perché Kant definisce l'illuminismo come l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità in capacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità se la causa di essa non dipende dal difetto dell'intelligenza, ma della mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Cioè, si tratta sostanzialmente di un processo di emancipazione intellettuale che passa per il rifiuto del principio di autorità dell'ipse dixit, quindi anche del dogma. Kant poi sarà definito primo degli illuministi, cioè scusate, l'ultimo degli illuministi, primo dei romantici, però diciamo, questo è un altro discorso. L'incipit dell'opera kantiana rappresenta quello che potremmo definire il manifesto del movimento illuminista. La fiducia e la capacità umana che liberano il proprio potenziale solo quando, liberandosi dalle dande, quindi sono diciamo, delle sorte di guinzaglie alle quali si tenevano i bambini del Settecento, intellettuali, della tradizione e dell'autorità precostituita, riuscendo a raggiungere la piena autonomia. Questo discorso era già presente nella rivoluzione scientifica del tardo 500-600, quando appunto si rifiutava il principio di autorità. E appunto proprio per questo non è erratissimo parlare di una continuità tra la rivoluzione scientifica e il movimento, e diciamo il fenomeno dell'illuminismo. È in questo periodo poi che il Medioevo ottiene, non proprio con tutte le ragioni, la sua fama di età dell'oscurantismo, dominato dalla superstizione religiosa. Questo periodo è poi caratterizzato da una serie di scoperte importanti, si fanno dei progressi scientifici di un certo rilievo, che possiamo dividere sostanzialmente in tre campi. Beh, innanzitutto ci sono delle scoperte sull'elettricità, nelle quali possiamo annoverare Benjamin Franklin, che invente il parafulmine, il bolognese Luigi Galvani, che cercò di dimostrare l'esistenza di un fluido nel corpo umano atto a trasportare la corrente elettrica, smentito poi da Alessandro Volta, l'inventore della pila e lo scopritore del metano. Importante la nascita con Lavoisier, che poi sarà vittima della rivoluzione francese, del terrore, a cui si attribuisce la nascita della chimica quantitativa, nonché Lavoisier stesso comprende il ruolo dell'ossigeno nella combustione e che il legame tra ossigeno e idrogeno produce acqua. Ancora, perché Lavoisier è stato uno scienziato importantissimo, inizia a formulare, formula la legge della conservazione della massa. Ancora, sempre invece non nel campo della fisica o della chimica, ma nel campo delle scienze naturali e della biologia, appartengono a questo periodo lo svedese von Linné, italianizzato Linneo, che propose un sistema di classificazione delle specie ancora in auge, come pure, diciamo, il francese, De Buffon,
propose un'idea non fissista. Non stiamo dicendo che è ancora teoria evoluzionista, perché quella poi arriverà nella seconda metà dell'Ottocento con Darwin, però una teoria non fissista delle specie viventi, cioè una teoria in base alla quale le specie viventi si modificano nel tempo. Una componente tipica, diciamo, dell'illuminismo è da un lato l'anticlericalismo e dall'altro il deismo. Del resto, si rifiuta qualsiasi conoscenza che non superi l'esame della ragione o dell'esperienza, e la cultura cristiana, che è così caratterizzata, insomma, dal dogma, no? Il dogma è qualcosa che non si può discutere, e dalla rivelazione, fu pertanto osteggiata da gran parte degli illuministi. Molti rifiutarono in toto le sacre scritture. Non significa che nell'illuminismo siano tutti atei, si assume un deismo che è una sorta di religione razionale, religione filosofica, secondo la quale si ammette un principio divino che è trascendente, creatore dell'universo, eccetera, eccetera, ma non c'è tutto intorno, diciamo, quel, potremmo definirlo, folklore o comunque ritualità, liturgia, dogmatica, tipica delle religioni, diciamo, storiche. Quindi non viene accettata né la dottrina della rivelazione né quella della provvidenza. La religione illuministi è un tipo di religione naturale, essendo quelle positive appunto rigettate. Quindi questo dio del deismo non ha tutte queste caratteristiche, non c'è il discorso della Trinità, non ci sono diversi dogmi, è semplicemente la credenza in un principio creatore che sta alla base di tutto. Altre caratteristiche dell'illuminismo sono certamente l'ottimismo, il cosmopolitismo e la tolleranza. La tolleranza, in realtà, l'abbiamo già detto, lo facciamo risalire ancora prima, cioè se noi vogliamo parlare di tolleranza possiamo risalire anche, diciamo, all'umanesimo e al rinascimento, ma diciamo, il primo che ne parla nell'epoca moderna, o fra i primi, è certamente Locke. Tuttavia, diciamo, rivolgendoci all'ottimismo, l'autore che più di ogni altro ha sostenuto questa tesi è stato sicuramente Condorcet. Questi afferma con ottimismo che se l'uomo segue la ragione e mette da parte il fanatismo, allora è possibile progredire via via verso epoche di splendore maggiore. E gli scrive tutto, scrive durante, diciamo, i suoi anni, tutto ci induce a credere che stia per giungere l'epoca di cui tra le maggiori rivoluzioni della specie umana. Che cosa ci può essere di più adatto a illuminarci su ciò che dobbiamo attenderci, eccetera, eccetera, se non il quadro delle evoluzioni che hanno preceduto e preparata? E poi continua dicendo, affinché la felicità si diffonda quanto più rapidamente possibile, sarà necessario scoprire quali ostacoli ci restino da vincere, con quali mezzi potremmo superarli. Quindi dalle parole di Condorcet si evince proprio questa fiducia, questo ottimismo verso le capacità umane, quando queste capacità umane ovviamente non siano soggette a, diciamo, al dogma, ma obbediscano, diciamo, alla ragione, seguano la razionalità. Un'altra questione è quella di cosmopolitismo e tolleranza. Perché sono strettamente legate? Beh, sono strettamente legate perché gli illuministi del Settecento vedono il Medioevo come un'epoca buia, in quanto è stato il teatro di tantissime guerre, tantissimi orrori, diciamo, causate dalle differenze di religione e dall'intolleranza. Questo comportò che caratteristici dell'illuminismo fossero il cosmopolitismo e la tolleranza. Definiamo adesso cosmopolitismo. Il termine cosmopolitismo deriva dal greco cosmos polites e significa cittadino del mondo. No? Cosmos significa ordine, cioè totalità, ordine. Gli illuministi sostenevano il superamento, quindi, delle differenze etniche, culturali, religiose, considerando l'umanità e non un particolare stato o cultura come la propria patria, cioè la patria e il mondo. Cosmopolita è il cittadino del mondo. Se dunque vi doveva essere un superamento delle divisioni, soprattutto religiose, cioè cosa stiamo dicendo? Non dobbiamo, diciamo, non dobbiamo puntare sulle divisioni religiose, anzi, dobbiamo evitarle, dobbiamo sentirci cittadini del mondo, ma per far questo è evidente che dobbiamo parlare, dobbiamo essere tolleranti. Come dicevo prima, si potrebbe far risalire il tema della tolleranza, diciamo, tornare indietro, si può tornare molto indietro, però diciamo una delle pietre miliari del discorso filosofico sulla tolleranza è Utopia di Thomas More, o sicuramente l'Epistola sulla tolleranza del filosofo empirista Locke. Di tolleranza si parla anche strettamente, ovviamente, nell'illuminismo,
è l'opera di riferimento e il Trattato sulla tolleranza di François-Marie Arouet, cioè Voltaire. Questo trattato nasce in seguito a un'occasione ben precisa, che è l'affaire Calà, che tra poco le scriveremo. Ma lo scopo di questo trattato è appunto quello di scagliarsi contro la violenza causata dal fanatismo religioso. Sempre nel trattato, lo scrittore francese mostra come il concetto di tolleranza segue dal fatto che le differenze tra le credenze religiose degli uomini siano affari di poco conto. Ma andiamo a vedere possiamo fare un focus sull'affaire Calà. Lo spunto per la scrittura del Trattato sulla tolleranza fu fornito dal caso Calà. Chi è questo Calà? Jean Calà è un modesto commerciante di Tolosa, il cui figlio si era suicidato. Dato che al suicidio seguivano cerimonie funebri infamanti, perché il suicidio non è contemplato, non era contemplato, non è contemplato dalla dottrina religiosa, la famiglia Calà, che era calvinista, non specificò le circostanze della morte. Tuttavia, proprio perché la famiglia era calvinista, nel vicinato si diffuse la diceria secondo cui il figlio, il pettegolezzo, secondo cui il figlio sarebbe stato ucciso dal padre perché esibiva la volontà di convertirsi al cattolicesimo, che è un fatto in realtà mai provato, appunto una diceria, un pettegolezzo. Jean Calà fu quindi inquisito, fu torturato, strangolato e infine bruciato. Solo con l'intervento di un altro figlio di Calà, che si rivolse a Voltaire, il caso fu portato all'attenzione di Luigi XV e la memoria di Jean Calà e della sua famiglia fu quindi riabilitata. Quindi questo qui è il fatto, l'episodio che porta, o meglio, spinge, ispira Voltaire a scrivere il Trattato sulla tolleranza. Abbiamo parlato finora di razionalità, ottimismo, fiducia nel progresso, deismo, tolleranza, cosmopolitismo, e tutto questo sostanzialmente non è che sia propriamente originale rispetto a quanto, diciamo, agli secoli tra il XV e il XVII, cioè tra i secoli dell'umanesimo e della rivoluzione scientifica. La differenza con l'illuminismo, però, cioè l'illuminismo però presenta una differenza sostanziale, ovvero il fatto che l'attività intellettuale viene vista come una missione da assolvere a beneficio dell'umanità, cosa che, diciamo, durante la rivoluzione scientifica, seppur magari c'era, non era così palese, erano poche persone, pochi accademici che tra loro parlavano, poche persone in Europa. Quindi gli intellettuali del Settecento, quindi dell'Illuminismo, in qualità di illuministi, si sentono investiti di una missione fondamentale, proprio perché reputano che sia l'uso, a volte anche spregiudicato, della ragione a permettere la conoscenza e il dominio sul mondo, essi reputano che sia loro dovere divulgare i risultati conoscitivi raggiunti dall'uomo. La differenza con la rivoluzione scientifica giace tutta qui, o in buona parte qui. L'atteggiamento antidogmatico era appartenuto anche ai grandi scienziati, Galilei, Cartesio, Bacon, eccetera, eccetera. Ma l'illuminismo è un movimento capace di coinvolgere e influenzare la borghesia. Il Settecento è il secolo in cui la borghesia, si può dire, prende coscienza del suo valore sociale ed economico, è il secolo delle rivoluzioni che porteranno all'affermazione di questa classe sociale, e questa è una classe sociale che, oltre ad essere economicamente più dinamica e attiva, è anche quella, diciamo, mediamente colta, perché i borghesi leggono libri, riviste, giornali e si riuniscono. I luoghi della cultura sono i caffè in particolar modo, e i luoghi dell'alta cultura sono i salotti intellettuali, di cui il più famoso è quello di Madame Geoffrin a Parigi. Quindi le nuove idee illuministiche vivono in questi salotti intellettuali, si diffondono poi in questi caffè, che sono frequentati non per forza da accademici, scrittori e filosofi, ma proprio dalla borghesia. E dunque, se non vi fosse stata la cassa di risonanza della borghesia, l'età dell'uomo non avrebbe potuto avere quell'importanza rivoluzionaria che ad oggi correttamente le attribuiamo. Questo è un quadro famosissimo in cui viene rappresentato appunto il salotto di Madame Geoffrin. Esempio di questa missione che l'intellettuale sente durante l'illuminismo è la nascita dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, diciamo chiamata anche Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, e
è costituita da 17 volumi ed era un progetto collaborativo che coinvolse circa 150 individui. Una sorta di, volendola un po' paragonare a diciamo, quello che abbiamo oggi a disposizione, è una Wikipedia con i mezzi del Settecento. Ecco, 150, un'opera collaborativa, del resto nessuna, diciamo, nessuna enciclopedia può non essere collaborativa. Il progetto enciclopedico, tuttavia, incontrò da subito una tenace opposizione, in particolare presso gli ambienti cattolici. Il Papa di allora, che era Clemente XIII, mise l'opera all'indice dei libri proibiti, no, quell'indice dei libri proibiti dell'Inquisizione. Cerchiamo di capirci. Quando diciamo che il colto sente l'esigenza di, diciamo, diffondere le sue idee, si sente vestito di una missione, è ovvio che non parliamo affatto di una missione che sia onnicomprensiva, cioè che non riguardi tutte le fasce della società, eh? Cioè c'è la borghesia che è ricca, colta e va bene, quindi va bene istruire quella ai mezzi, quella, diciamo, è dinamica, economicamente valida, ma c'è la grande maggioranza del popolo che rimane comunque plebe. Le parole di Voltaire sono chiare a questo proposito, che poi potremmo anche confrontarle con l'apertura della critica della ragion pratica, però lasciamo che dice le cose esattamente opposte. Però diciamo, Voltaire scrive: io intendo per popolo la plebaglia che non ha che le proprie braccia per vivere, sostanzialmente il proletariato, quello che poi sarà definito proletariato. Dubito che questa categoria di cittadini abbia il tempo, la capacità di istruirsi, morirebbero di fame prima di diventare filosofi, filosofi. Non è la manovolanza che bisogna istruire, è il borghese medio, è l'abitante della città. Quindi non la manovalanza, quindi sussiste questo profondo classismo. Quindi ecco perché quando parliamo di borghesia parliamo dai ceti cittadini in su, quindi ai grandi ceti imprenditoriali, ai grandi intellettuali. Montesquieu e Rousseau. Ovvio che, tornando l'uomo al centro della riflessione, non può poi non esservi anche una riflessione politica. E qui, in questo video, citiamo solo due dei grandi, diciamo, pensatori francesi dell'epoca. Uno è sicuramente Montesquieu, Charles de Secondat, barone di Montesquieu. L'opera fondamentale è L'Esprit des Lois, lo spirito delle leggi, 1748. In quest'opera, non ci soffermiamo più di tanto, ma è in quest'opera che nasce uno dei principi cardini di tutte le costituzioni moderne, contemporanee. La divisione fra i poteri: il potere legislativo, il potere di fare leggi, quello esecutivo, il potere di governare secondo quelle leggi e infine quello giudiziario, il potere di far rispettare quelle leggi in occasione di controversia. Perché è necessaria questa divisione? Perché Montesquieu concepisce l'uomo come qualcuno, come una creatura che usa tutto il potere che ha a disposizione e se può aumentarlo lo fa. Se può aumentare il potere che ha a disposizione, lo fa. E infatti scrive dicendo: tenendo conto di questo, allora scrive, tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, lo stesso corpo di maggiorenti, cioè maggiorenti delle persone che contano di più, o di nobili o di popolo, esercitasse questi tre poteri. Quello di fare leggi, il legislativo quindi, quello di eseguire decisioni pubbliche, l'esecutivo, quello di giudicare i delitti e le controversie dei privati, quello giudiziario. Quindi è necessario che questi poteri siano divisi, appartengano a, diciamo, corpi diversi, a istituzioni differenti. E inoltre poi c'è Rousseau. Rousseau, a differenza di Condorcet, non è così ottimista. Anzi, crede che la società in cui egli si trova a vivere sia profondamente caratterizzata dall'ingiustizia e dalla diseguaglianza. Prova ne è che Rousseau, nel 1755, pubblica un'opera che si chiama Discorso sull'origine e i fondamenti della disuguaglianza degli uomini. E qui, diciamo, c'è una concezione abbastanza diversa, se non opposta, a quella di Hobbes. Hobbes diceva che lo stato di natura è la guerra di tutti contro tutti, in cui l'uomo ha un'attitudine naturalmente predatoria verso il suo prossimo. Invece Rousseau, che utilizza il mito del buon selvaggio, crede che nelle società primitive non vi sia diseguaglianza. Perché? Perché non c'è il concetto di proprietà privata che è tanto cara ai liberali e che è stata tanto cara anche a Locke. E pertanto la proprietà
a creare diseguaglianza e a dividere gli uomini tra poveri e ricchi, tra padroni e servi. La soluzione, secondo Rousseau, non può passare per il ritorno allo stato di natura, cioè quello c'è stato, ma non possiamo più tornarci. Piuttosto passa attraverso un contratto sociale sottoscritto da tutti gli uomini al fine di sottomettersi a una volontà generale, concetto di volontà generale che sarà poi ripreso durante la Rivoluzione francese. L'ideale rousseauiano è quindi quello di uno Stato democratico e repubblicano dove le decisioni vengono prese attraverso processi di democrazia diretta. E qui potremmo aprire una parentesi dicendo che, beh, forse in Stati non troppo popolosi è tecnicamente possibile la democrazia diretta. Per gli stati moderni, che contano decine di milioni di abitanti, forse la democrazia diretta è un po' tecnicamente più difficile da realizzare. E con questo concludiamo questa lezione sull'illuminismo, ne seguirà una specifica sull'illuminismo in Italia. Arrivederci quindi alla prossima lezione.